Posto? Vado. Nuovamente buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere con noi oggi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, in quanto i cittadini lavorano, in quanto i cittadini impegnano, perché sia una repubblica e una democrazia. Quanto più l'impegno è diffuso, tanto più la democrazia è effettiva, imperfetta, esigente, fragile, eppure irrinunciabile, perché non ha rivali se si tratta di garantire la ricerca della felicità individuale, nel rispetto e nella considerazione degli altri. È la democrazia. In collaborazione con la Università Popolare Santa Sofia, che ringraziamo, sta per avere inizio la lezione del dottor Gherardo Colombo, magistrato italiano, sul tema la democrazia, forma, sostanza ed esercizio. Già giudice della settima sezione penale della Corte di Milano, tra il 1978 e il 1989 è stato giudice istruttore. Questi sono gli anni in cui Colombo e il collega Turone hanno fatto luce sull'omicidio di Giorgio Ambrosoli e avviato le indagini sulla loggia P2. Figura chiave nella lotta al crimine organizzato, è stato consulente per le commissioni parlamentari d'inchiesta su terrorismo e mafia negli anni 1989-1993. E in qualità di pubblico ministero è stato protagonista dell'inchiesta Mani Pulite. Il dottor Colombo, infatti, è stato PM presso la Procura di Milano dal 1989 al 2005, anno in cui è diventato giudice in Corte di Cassazione, conducendo, tra gli altri, i processi Imi Sir, Lodo Mondadori e SME. Nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia. Tra le sue pubblicazioni, Lettera a un figlio su Mani Pulite, La tua giustizia non è mia, dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo, con Pier Camillo Davigo, Il legno storto della giustizia, con Gustavo Zagrebelsky, ed ultimo, Democrazia. Buon ascolto. Così si sente benissimo. Bene, buongiorno. Come state? State bene? Più o meno. Allora, ci mettiamo d'accordo prima di cominciare su un aspetto che secondo me è essenziale. Ci mettiamo d'accordo che si parla uno alla volta, perché se no non ci rispettiamo neanche se sovrappodiamo le voci. Allora, abbiamo un'ora. Io sono abituato a dialogare più che a fare lezioni frontali come sarebbe questa. Soltanto che dialogare è difficile perché sono legato a quella macchinetta lì, nel senso che ci sono anche altre persone in giro per varie stanze in questo palazzo, e se mi alzo e dialogo con voi si perde l'immagine. Mi verrebbe voglia, però non lo so se qualcuno accetta, di chiedere a due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, visto che ci sono due sedie, utilizziamole, di venire qui a dialogare con me. Io conto fino al 27, se entro il 27 non arriva nessuno, vuol dire che nessuno ha voglia di procedere a questo esperimento. E allora, bene o male, sono costretto, sono arrivato al 15 intanto, sono costretto a parlare da solo. Di questo tema, che è un tema essenziale, ma proprio non c'è nessuno che vuole venire qua. Cioè, siete tutti a Trani, siete di una timidezza incredibile, assurda. Ecco, uno c'è. Adesso. Buongiorno. Eccolo Andrea. Come si chiama? Andrea. Andrea, ecco Andrea, se ci fosse anche una ragazza così
rispettiamo anche la parità di genere. E che così dialoghiamo un po'. Le ragazze allora sono ancora più timide dei maschi. Non c'è nessuno. Sta arrivando? È lei? Buongiorno. Bene, allora abbiamo due microfoni e quindi siamo fortunatissimi. Secondo me è anche più così, è una cosa un pochino più vivace, aiuta, perché voi avete già seguito un'ora, no? Lei no, no, ma dico loro, perché lei è qui e quindi non è difficile, è più difficile che si distragga rispetto a loro, no? Invece loro hanno già seguito un'ora, cominciano a essere già da adesso un pochino stanchini, e quindi se facciamo una cosa più vivace, credo. Mi ripete il nome? Letizia. Letizia, me lo ricordavo bene. Allora, ragazzi, parliamo di democrazia. Che cos'è la democrazia? Prima di tutto, io credo che sarebbe essenziale riuscire a intenderci sul significato della parola, no? È una cosa da fare sempre, non sempre lo si fa. Ci sono tante parole che noi, io ho una certa età, ho 72 anni, la mia generazione usa, e che ragazzi come voi invece non sanno assolutamente che cosa vogliono dire. E sarebbe una bella cosa che a scuola invece si tastasse, si verificasse se il senso, il significato delle parole è sempre conosciuto, e quando non è così ci si attivasse per fare in modo che si riuscisse a capire fin dall'inizio di che cosa si parla. Allora, lei si è immolata venendo qui a questo sacrificio, e quindi posso chiederle, e allora adesso aspetti che vediamo. Ha detto non è un sacrificio, è un piacere, e io ho detto aspetti, vediamo. Ecco, secondo lei cosa vuol dire, cosa vuol dire questa parola, qual è il significato di democrazia? Allora, secondo me è una parola che può avere varie interpretazioni. Ma proprio letteralmente cosa significa democrazia? Letteralmente, beh, significa far parte. La traduzione, cioè questa parola è una parola di origine antica, no? Sì, certo. Arriva dal greco, ecco. Demos, sì. Parla appunto, cioè parliamo di popolo, quindi sì. Comunque essere convinti e far parte di un gruppo in maniera attiva. Aspetti un attimo, vediamo un po' il significato. Poi sono tutte cose molto interessanti quelle che sta dicendo, anzi io quasi me ne andrei perché secondo me è abbastanza preparata per parlare lei di democrazia. Veramente, non la sto prendendo in giro. Cioè un potere che parte dal popolo. Ecco, potere, sì. Governo, cioè, potere del popolo. Sì. Ecco, ma Andrea, giusto? Sì. Andrea, mi dà un po' questo. Ecco, cosa vuol dire potere del popolo? Che il popolo dovrebbe, diciamo, decidere cosa è giusto per la propria nazione, per gli altri. E cosa è giusto in che senso? Perché c'è anche questo, attenzione, certo. Decidere cosa è giusto sembrerebbe quasi un controsenso. Che cosa è giusto? Si decide o non si decide? Secondo voi che siete qua a seguire questo nostro dialogo, trialogo, siamo in tre. Una cosa che è giusta bisogna avere anche buon senso per capire se è giusto o meno, cioè io credo che delle persone buone, quindi con buon senso, sappiano qual è la cosa giusta da fare e quale sia la cosa giusta. Evitiamo, perché io sarei molto tentato di prendere questo rivolo che ci porta da un'altra parte, che è un rivolo che ci porterebbe a discutere sul termine giustizia, che cos'è la giustizia, se esista una giustizia immutabile oppure se la giustizia dipenda dal momento, dal luogo, dai tempi. Nel 500 era giusto bruciare gli eretici secondo lei o no? Nel 500. E nel 500 tutti pensavano che fosse giusto. Tutti pensavano che fosse giusto. Era giusto nel 500 secondo il comune modo di pensare che i maschi valessero più delle femmine? Il 500 è una normalità, ma invece cioè, il giorno d'oggi è diverso. Ha avuto un lampo negli occhi.
qualcuno è giusto ancora oggi, purtroppo. Eh sì, quindi magari il termine giustizia, e lei diceva prima cercare di verificare, capire, di stabilire che cosa è giusto e che cosa non è giusto. E c'è anche forse questo nella parola democrazia, che significando appunto potere del popolo, vuol dire che il modo di stare insieme è deciso dal popolo piuttosto che non da qualcun altro, perché esistono delle forme di governo diverse rispetto alla democrazia. Penso proprio di sì, e comunque ne abbiamo avuto modo anche studiando. Sì. Alla fine la democrazia è un concetto moderno, abbastanza moderno, e comunque ci, proprio parlando di storia, la democrazia è stata appunto una conquista da parte del popolo, che magari prima in tutte le altre forme di governo aveva un ruolo, diciamo, marginale all'interno della storia, perché magari in un contesto storico, sì, che magari aspetta un attimo, perché vediamo un po' se esistono e se riusciamo a qualificarle altre forme di governo che non siano la democrazia. Governo vuol dire amministrazione, no? Beh, la monarchia. È una la monarchia, un'altra credo che siano tre alla fine. L'oligarchia. L'oligarchia. La dittatura rientra nella categoria della monarchia. Monarchia vuol dire comando di uno. E dopodiché dipende da come è esercitato questo potere che sta in capo ad una persona sola, mentre invece oligarchia, i termini derivano sempre tutti comunque dal greco, oligarchia vuol dire, ecco, che arriva una processione. Sì, veramente. Oligarchia vuol dire governo di pochi. Una forma di oligarchia era in Grecia la aristocrazia, che è il governo dei migliori. Lei fa il classico. Sì. Allora possiamo parlare in greco, volendo prima si è parlato in tedesco. Magari in greco antico non siamo abituati a parlarlo. Ecco, la democrazia, diceva Letizia, è un modo di intendere e di praticare, forse, perché io non lo so se effettivamente lo si pratica, di praticare l'amministrazione della società, è molto moderno, anche se abbiamo visto che il termine deriva dal greco antico, e quindi di democrazia si parlava già ai tempi di Erodoto, giusto? Ma è mai esistita in Grecia la democrazia? Lei fa il classico anche lei, no? Lo scientifico, però della Grecia antica sentite. Ecco, è mai esistita, posso? Certo. In Grecia effettivamente la democrazia? Magari non con il senso con cui intendiamo oggi democrazia. Che anno fa lei? Devo fare il quinto. Cioè fa la maturità quest'anno? Sì. Ecco, lo consideri come un test, che okay. Così si sta testando per vedere. Okay. Ecco, magari dice in un modo diverso da come la intendiamo oggi. Sì. Perché? È perché prima comunque le donne non facevano parte comunque del governo, non potevano le donne, secondo la mentalità dell'epoca, non erano in grado di gestire un popolo, mentre oggi non siamo d'accordo. Comunque era un governo diverso perché c'era meno... Ma soltanto le donne o anche altri erano esclusi? Meno anche altri, anche chi non sapeva leggere, chi non sapeva scrivere, anche chi non aveva un certo livello culturale in grado di poter decidere le cose che andavano fatte, non era in grado di prendere decisioni adeguate. Chi è che esercitava, voi sapete più o meno i tempi, diciamo, di Pericle, sapete collocarlo Pericle nella storia, più o meno, lei lo sa, vediamo se lo sanno loro. Quinto secolo, tanto per dire, allora avanti Cristo o dopo Cristo? Sapete più o meno quanti abitanti aveva Atene ai tempi di Pericle? Il numero degli abitanti? Più o meno, perché vedete, noi siamo degli animali abbastanza strani, no? Nel senso che non guardiamo a dei riferimenti che sono quelli che ci farebbero capire le cose.
E come facciamo noi a capire che cosa vuol dire democrazia nel quinto secolo avanti Cristo ad Atene, se non sappiamo stabilire una relazione tra numero degli abitanti e numero dei partecipanti alla bulette? C'è qualcuno qui che sa più o meno? No, non c'è segnale e quindi non si riesce. Sì, perché ormai abbiamo questa memoria estesa, no, che sta in Wikipedia. Se appena non abbiamo segnale o ci siamo dimenticati il telefonino, siamo diventati completamente ignoranti. Perché si dice. Ma io credo che fossero sui 350.000. Non erano pochi. E quanti partecipavano alla Boulé? Cioè all'assemblea che faceva le leggi, che stabiliva le regole? No, erano chi aveva diritto, poi non ci partecipavano tutti ovviamente, ma chi aveva diritto doveva essere, se mi ricordo bene, sui 5.000. Capite che proporzione? Cioè, noi la chiameremmo quasi oligarchia quest'oggi, no? Vista la sproporzione esistente tra il numero delle persone che vivevano ad Atene e il numero delle persone che amministravano la società. Ecco, oggi invece, ci sono, oltre alle donne, chi è che era escluso? Lei diceva i non abbienti, gli stranieri per esempio. E poi ad Atene c'erano gli schiavi o no? E gli schiavi partecipavano all'amministrazione della società o no? Vedete. Eppure la parola democrazia è la stessa che viene utilizzata oggi riferendosi alle democrazie contemporanee e alla democrazia greca. Due fenomeni completamente diversi. E facciamo fatica noi a riuscire, già cominciando ad approcciare il tema, a riuscire a definire esattamente le parole. Facciamo fatica e ogni tanto queste fatiche che facciamo ci portano anche su una strada sbagliata, per cui democrazia dipende da che cosa intendiamo per popolo. Pensate che differenze, no? A seconda della ampiezza che diamo alla parola popolo. E pensate come il modellare il contenuto della parola popolo può portare ad evitare oppure a creare discriminazioni. Allora, andiamo avanti comunque, perché il tempo è poco, voi sapete che abbiamo soltanto un'ora, cioè qualcuno dirà un'ora è fin troppo. In effetti l'argomento, la materia, quanto tempo ci potrebbe richiedere per riuscire ad arrivare a così fare un discorso veramente compiuto. Vediamo. Quindi democrazia vuol dire governo del popolo. Il popolo però è un termine in qualche modo ballerino, dipende da come lo riempiamo. Io credo che oggi, quando si pensa a popolo, tendenzialmente perlomeno si pensa più o meno a tutti, no? E quindi più o meno tutti dovrebbero essere in grado poter partecipare all'amministrazione della società, dello stare insieme. Ecco, e questa amministrazione, in che modo? Siamo sempre alla forma della democrazia, no? Vediamo che la democrazia ha una forma perché è il sistema attraverso il quale si amministra la società. Ecco, ma poi questo sistema, come funziona? Lei ha parlato di più, forse. Non so perché. Lei è intervenuto di più, ma lei parla più. Quindi siete più o meno a pari. Prego. Innanzitutto al popolo viene chiesto di scegliere i propri rappresentanti,
all'interno di un assetto governativo che è quello democratico. Ovviamente. Come si chiama questo? Mi sei, scusa. E come si chiama questo sistema? Perché poi la democrazia, il termine democrazia è qualificato anche da altre parole, no? Lei stava parlando di una democrazia nella quale il popolo sceglie i rappresentanti. Sì. Ecco, la democrazia nella quale il popolo sceglie i rappresentanti si chiama democrazia rappresentativa. Perché esistono, se la democrazia può essere qualificata come rappresentativa, vuol dire che possono esistere delle forme diverse, e cioè, comincia per P, dove si viene, diciamo, chiamati in prima persona. Per esempio, mi viene l'esempio come veniva attuato il concetto di democrazia in Grecia, dove erano i rappresentanti a votare in maniera proprio partecipativa. Cioè, era proprio tutto il popolo, perché il popolo era considerato essere colui che partecipava alla boule, che colui che partecipava all'assemblea, e quindi era tutto il popolo che interveniva, no? Sì. E quella si chiama democrazia partecipativa. Lei stava parlando della democrazia rappresentativa, dove il popolo, per amministrare la società, sceglie dei rappresentanti. Poi magari, se riusciamo, parliamo anche della partecipativa. Ma fermandoci alla democrazia rappresentativa, com'è che fa il popolo a scegliere i rappresentanti? Beh, attraverso il voto. E cioè? Cioè, ogni fine di un periodo si dovrebbero fare delle votazioni con cui si dovrebbe eleggere un nuovo voto, ma purtroppo non è proprio... Chi è che si elegge? Cioè, riesce a delinearmi un pochino più nel dettaglio questo modo di esprimere il voto? Come si fa? No, attraverso il voto, com'è che qual è la parola che si usa per dire quando si vota? Elezioni, sì. Ma attraverso le elezioni, comunque, spesso il cittadino normale non vota chi magari vorrebbe veramente vedere al governo, perché spesso i capi di governo che noi stessi votiamo alle elezioni sono persone che in realtà non abbiamo scelto noi, o che non abbiamo scelto noi di vedere al governo del nostro paese. Quindi magari siamo... Attenzione, perché adesso noi entriamo, facciamo un passo ulteriore. Lei sta parlando dell'Italia. L'Italia ha una Costituzione, lo sapete. La Costituzione italiana prevede, e poi magari possiamo chiederci il perché, che il governo sia formato da persone che non sono scelte dai cittadini per entrare nel governo. La Costituzione italiana non prevede neanche che ne esista un primo ministro. In Italia non esiste, nonostante quel che si scrive sui giornali, un premier. In Italia esiste il presidente del Consiglio dei Ministri, che sapete da chi è nominato? Dal Presidente della Repubblica. Cioè, istituzionalmente, in Italia è previsto che il popolo non elegge il governo. Perché, secondo lei? Secondo qualcuno, potete anche alzarvi ogni tanto e dire la vostra opinione. Perché ha scelto così la Costituzione? Siete troppo giovani per saperlo. Però, siccome i troppo giovani vanno a scuola, forse è la scuola qualche responsabilità ce l'ha, per via che voi non lo sapete. Magari per non permettere che... anche un po' esaminando quella che è la storia dell'Italia, comunque la Costituzione fa parte, cioè il risultato di un processo che comunque noi abbiamo vissuto come popolo. Venga più vicino, perché sennò non la sentono, si distraggono tutti negli altri. Che noi abbiamo vissuto come popolo, quindi magari anche il fatto che in Italia c'è stato un regime che comunque ha puntato molto sul popolo, perché comunque quello che è stato fatto durante il fascismo penso sia una forma di populismo. Magari far sì che questo sistema, che può risultare anche complesso magari, che interessa il nostro sistema presente in Italia, può essere comunque il risultato magari di una paura, per far sì che
le possibilità che una sola persona possa prendere in mano più potere possibile siano limitate. Lei pensa che è stata bravissima a collegare, no? Avete visto come è stata brava a collegare il nostro trialogo al titolo degli incontri di questo periodo. E la paura che il sistema possa portare a ripetere le esperienze che già si sono vissute. E questa sua osservazione mi riporta, ve lo ricordate, Re Sole? Luigi XIV, cui è stata attribuita, anche se non sappiamo se l'abbia veramente detto, un'espressione. Rappresenta l'assolutismo, diciamo, Luigi XIV. Rappresentava l'assolutismo, lo Stato sono io. Sì. L'État c'est moi. La democrazia, se la democrazia fosse indirizzata a scegliere un capo che potesse dire lo Stato sono io, si trasformerebbe immediatamente in qualche cosa d'altro. Allora, per evitare che la democrazia si confonda con lo Stato assoluto, è necessario applicare che cosa? È un principio che è stato elaborato nel 1700 da Montesquieu. Voi non lo sapete? Lei lo sa? Lei lo sa? No, Montesquieu non è una montagna, è un signore. Charles II. Rappresenta comunque l'assolutismo, quindi comunque rappresenta l'illuminismo, quindi comunque è un membro dell'illuminismo che sappiamo... Cioè, un principio è quello dell'uguaglianza, anche sostenuto. Perché non fate giurisprudenza e nonostante... Stava dicendo qualche cosa che stiamo... Va bene così? Non siamo troppo lunghi? Sì, a lei stavo dicendo che... La separazione dei poteri. Perché lo Stato non sia assoluto, che vuol dire? Perché il membro del popolo, la persona, l'individuo, non sia suddito. Suddito vuol dire soggetto, sottoposto al potere assoluto del sovrano, ma sia cittadino, è necessario che il potere non sia assoluto, e cioè che il potere sia diviso. Che ci sia qualcuno che fa le regole, il Parlamento, qualcuno che amministra, che esegue, il governo, qualcuno che controlla, la magistratura. Ecco, vediamo che questa parola, anche sotto il profilo ancora soltanto della forma, democrazia, assume un significato ulteriore. È necessario perché la democrazia esista non soltanto che il potere appartenga al popolo, ma anche che l'organizzazione complessiva del potere sia divisa in modo che nessuno abbia il potere senza limiti. E io credo di sì. Perché esista democrazia è necessario, in tutte le democrazie è così, poi le democrazie possono essere diversamente orientate, per esempio la nostra è una democrazia parlamentare, il centro è il Parlamento, sarebbe il Parlamento, e la Francia è una democrazia, gli Stati Uniti sono due democrazie presidenziali, dove la sottolineatura sta invece nell'esecutivo, in chi esegue ha più potere di chi fa le regole. Può interferire, influire sul fare le regole. Ecco, un altro tassello aggiungiamo dal punto di vista formale. Ma secondo voi, perché? Cioè, qual è il fine della democrazia? La democrazia ha uno scopo oppure no? Prego. Lo scopo della democrazia per me è rendere tutti consapevoli e comunque partecipi di una realtà che si sta vivendo, perché se noi fossimo governati da qualcun altro partecipi, perché partecipi?
Cioè, per far valere una finalità che va oltre la partecipazione. Essere... La partecipazione è un fine o un mezzo? La partecipazione ha il fine di permettere che quelli che sono i nostri diritti vengano comunque sempre rispettati. E cioè? Cosa vuol dire questo? Beh, questo vuol dire che se c'è qualcun altro che non mi dà il... che non mi permette di esprimermi, uno, non posso essere partecipe di quello che è uno Stato, perché magari io ho del potenziale, però c'è un sistema che non mi permette di emergere. In secondo luogo, se c'è qualcuno che mi governa, magari possono essermi mancati alcuni diritti, che io, essendo comunque una studentessa, penso tipo il diritto alla scuola, magari poter frequentare qualsiasi facoltà universitaria a prescindere da quelli che possano essere le mie condizioni. Io, se io che adesso ho 18 anni, aspetti, perché sennò andiamo certo. Oltre va benissimo. Lei anche, lei è al quinto? Sì. Quindi anche lei fa la maturità? Sì. Bene, cioè sono un po' infatti, cioè, coraggio, perché vuol dire che sarà un anno pesante questo. Non è che per caso, per riuscire a capire quali possano essere i fini, quale possa essere il fine della democrazia, si debba fare un passo indietro e andare a vedere dove sta l'elemento giustificativo della assegnazione del potere al popolo, e cioè a tutti indistintamente. Se posso un attimo, secondo me la democrazia serve più che altro a dare un senso di appartenenza a un popolo, a una nazione. Perché un cittadino che vota, un cittadino che elegge persone al governo, si sente più cittadino del proprio paese. Quindi in un certo senso dà più appartenenza al popolo. E questo io non lo so, cioè è un bel pensiero, è molto bello. Però io questo non lo so. Perché non lo so? Perché è successo, cioè la storia, se ci guardiamo indietro, troviamo esistere una coesione sociale veramente granitica anche in organizzazioni estremamente diverse. Proviamo a guardare Sparta, per esempio, no? Per dirne una. Allora, il senso di appartenenza da che cosa dipende? Dipende dalla partecipazione necessariamente, o può dipendere anche da qualche cos'altro? Sicuramente dipende anche da altro. E cioè, per esempio, da cosa dipende? Può dipendere il senso di appartenenza? Beh, dalla storia di una nazione. Dalla storia di una nazione, per esempio. Dalla comunanza di ideali, un altro esempio. Anche da magari un momento difficile affrontato insieme, superato insieme. Sì. Può legare un popolo. Certo. Dagli obiettivi. Dagli obiettivi, che poi può dire anche dalle cose. Sì. Dagli ideali che si hanno, no? I punti di riferimento e così via. Perché noi vediamo, caspita. Quante volte è successo nella storia che proprio una organizzazione sociale molto molto verticistica, no, sia durata per anni o forse anche per secoli, proprio perché c'era qualche cos'altro che non era necessariamente la partecipazione? Che cosa sta prima di quella famosa espressione nella quale qualcuno sintetizza la democrazia? Una testa, un voto. Che cosa sta prima? Perché si possa dire una testa, un voto? Che cosa bisogna ritenere? Che cosa bisogna pensare prima? Io credo che si debba pensare che ciascuna testa è degna. Abbia un pensiero. Abbia un pensiero, sia degna. Ciascuna testa, grazie. Ciascuna testa sia importante. Perché se quella testa non fosse importante, allora non avrebbe senso farla votare, farla permettere che voti. Cosa che peraltro succedeva anche soltanto in Italia prima del 1946. Diciamo prima del 1945, perché in effetti le donne hanno votato per la prima volta nel 1946, ma la legge è stata fatta ovviamente prima. Se non si pensa che ciascuno è importante, allora non ha senso la democrazia. E qui possiamo così richiamare, far entrare, no, nel nostro parlare
l'articolo 3 della Costituzione. Non lo so se qualcuno vi ha spinto, vi ha aiutato, vi ha accompagnato a considerarlo nel profondo, l'articolo 3 della Costituzione, che noi generalmente così chiamiamo l'articolo dell'uguaglianza. Non è l'articolo dell'uguaglianza. Tutti i cittadini, che poi per inciso vuol dire tutte le persone, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Cosa vuol dire? Vuol dire, traduciamolo in termini assolutamente comprensibili. Aspetti, lasciamo che finiscano di parlare, che così la signora non è distratta troppo. Purtroppo non possiamo inquadrare, dai, andiamo avanti lo stesso. Vuol dire, tradotto in termini molto molto più accessibili, perché comunque la Costituzione parla da Costituzione, vuol dire, guardate, tutte le persone sono importanti tanto quanto le altre. Ragion per cui le loro differenze, che pure esistono e sono tante, non possono essere causa di discriminazione, non possono penalizzare nessuno. Il genere, maschio o femmina, la religione, cattolico, protestante, induista, islamico, eccetera, la lingua, l'etnia, le condizioni personali. Cosa sono le condizioni personali? Uno è alto, uno è basso, uno è un po' corpulento, l'altro è esile, uno ci sente bene, l'altro non ci sente, uno ci vede così così, l'altro ha la vista perfetta. Le condizioni sociali, e uno fa il notaio, l'altro l'operatore ecologico, eccetera eccetera eccetera, tutte queste differenze non possono penalizzare nessuno. Secondo me questo è il presupposto essenziale perché possa svolgersi la democrazia. Allora qual è lo scopo? Lo scopo della democrazia è fare in modo che effettivamente ciascuno sia libero tanto quanto gli altri, cioè ciascuno possa tanto quanto gli altri. Dove ciascuno è proprio ciascuno. E qui entriamo nella sostanza, perché la democrazia è forma, è la forma attraverso la quale si organizza la società, ma poi è anche sostanza perché tende. La democrazia è un sistema che tende a fare in modo che ciascuno possa tanto quanto gli altri. E torniamo al sistema attraverso il quale in una democrazia rappresentativa si scelgono i rappresentanti, e cioè coloro che, direttamente scelti dal popolo, fanno le leggi, oppure governano, oppure talvolta scelti dal popolo, talvolta individuati in altro modo, controllano che le regole siano osservate, la magistratura. Tutto questo finalizzato a fare in modo che ciascuno possa realizzarsi tanto quanto gli altri. Vedete com'è diverso, no? Il sistema della democrazia rispetto al sistema verticale del sovrano assoluto. Là la persona importante è il sovrano, tutti gli altri vengono dopo. O dell'oligarchia, è chi governa, i pochi che governano necessariamente tendono a soddisfare prima se stessi e poi gli altri. È soltanto che insomma, noi, attenzione, non tutti sono d'accordo in questa prospettiva, no, nel vedere in questo modo la democrazia. Anzi, generalmente la democrazia è considerata proprio soltanto la forma, tanto che molto spesso chi intende la democrazia come forma e sostanza alla parola democrazia ne aggiunge un'altra e parla cioè di democrazia costituzionale. La mia opinione è che però, trattandosi di democrazia, una testa, un voto, i due aspetti non possono scindersi. La democrazia è tale soltanto se
considera ciascuna persona importante e quindi degna del rispetto delle altre. C'è una forma e c'è una sostanza. Ma è sufficiente che esistano una forma e una sostanza perché la democrazia si realizzi? Adesso facciamo parlare lui, che gli ho tolto la parola immediatamente, appena cominciato, spero di non farlo più. No. Un'altra volta. Beh, secondo me, per far sì che la democrazia si realizzi realmente bisogna innanzitutto crederci, quindi credere nella democrazia e quindi credere nelle altre persone. E quindi penso che sì, più della forma ci voglia di più la sostanza. Ma io vorrei comunque porle una domanda. Sì. Cioè, quindi definito adesso il nostro concetto di democrazia, secondo lei in Italia ad oggi la democrazia funziona realmente? Secondo me no. Ma secondo me non in Italia noi abbiamo un problema che è un problema grossissimo, che è un problema di conoscenza in primo luogo, e poi è un problema di partecipazione in secondo luogo. Allora, conoscenza, noi abbiamo una Costituzione è piccolina, la nostra Costituzione sono 139 articoli, qualcuno di questi articoli è stato abrogato quando è stata riformata la parte, il titolo quinto della parte seconda che riguarda le autonomie, e cioè le regioni, le province, i comuni, è stato tolto qualche articolo, insomma è diventata ancora più piccolina la nostra Costituzione. È un librettino, sarebbe opportuno. Secondo me sarebbe necessario che ciascuno di noi la Costituzione la conoscesse, e la conoscesse proprio fino in fondo, perché conoscere la Costituzione non vuol dire conoscere gli articoli. Conoscere la Costituzione vuol dire conoscere il sistema della Costituzione, capire che ogni parte singola è indissolubilmente legata, salvo qualche sbavatura perché ci sono, a tutte le altre parti e al principio fondante, che è quello del riconoscimento della dignità di qualunque persona. E non conoscendo la Costituzione, che disegna le regole perché la democrazia funzioni, ma come facciamo poi a farla funzionare? Primo. Secondo, veniamo proprio al tema in relazione al quale lei mi ha fatto la domanda. C'è un altro articolo che è proprio il primo, che è stato richiamato nell'introduzione, il primo articolo della Costituzione, quello che dice, che parla del popolo, no? Che dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che le esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco, Questa prima parte, la presentazione, no? La prima parte dell'articolo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è proprio la presentazione dell'Italia, no? Io sono Gherardo Colombo, lei è l'Italia, e io la incontro e le dico: buongiorno, buongiorno Gherardo Colombo, e lei mi risponde: buongiorno, repubblica democratica fondata sul lavoro. Che cosa vuol dire questa espressione? E vuol dire tante cose, ma proprio tante cose. Vuol dire ovviamente che il lavoro è fondante perché il lavoro serve a realizzare la persona. Vuol dire che se è fondata sul lavoro, allora non è fondata sulla rendita. No? E, bella differenza rispetto al prima, no? Dove c'erano tante e tante persone, che erano poche rispetto però al complesso della popolazione, che vivevano sul lavoro degli altri, esclusivamente sul lavoro degli altri. Il latifondo, il proprietario della terra, viveva perché i contadini lavoravano la terra, e una parte di quello che riuscivano a far rendere e lo davano al padrone della terra. Ma vuol dire anche, attenzione, l'Italia può essere una repubblica, può essere una democrazia soltanto se i cittadini lavorano perché sia una repubblica e una democrazia. Allora ci vuole anche qualcos'altro. Ci vuole sì la forma, ci vuole la sostanza, ma è necessario che i cittadini
effettivamente governino. Perché se stanno lì a guardare e basta, se si limitano soltanto a votare una volta ogni 5 anni, beh, la democrazia non può funzionare. C'è qualcun altro necessariamente che prende il loro posto nell'amministrare la società. E secondo me è quello che effettivamente succede in Italia, non soltanto in Italia. Allora, possiamo recuperare a questo punto, credo che il tempo ce l'abbiamo, sì, un altro aspetto, che è quello, ma come si fa a governare da parte dei cittadini? E dicevamo, beh, un sistema è quello di eleggere dei rappresentanti. Ma secondo voi il modo con cui vengono eletti, scelti i rappresentanti, influisce sulla democrazia oppure no? Cioè? Beh, se si fa una scelta sbagliata, se si mette il governo... Sì, no, ma il modo, dicevo, il modo nel senso il sistema, non tanto le motivazioni, il percorso che la persona quando è chiamata a votare fa, ma proprio il sistema elettorale influisce sulla qualità della democrazia oppure no? Per esempio, ultimamente, anche per le scorse elezioni, quando comunque si parlava di politica, sollevava anche lei la questione che in Italia non c'è un vero e proprio premier. Però comunque quando si parlava, sia in programmi televisivi oppure nei giornali, comunque si dava molto più spessore al premier effettivamente, piuttosto che al partito. Sì, vabbè, per il partito qui c'è un... Purtroppo noi abbiamo soltanto un'ora, purtroppo per fortuna per voi non si sa perché, ma anche per noi alla fin fine, però sarebbe bello andare avanti, no? Perché il partito è una delle forme attraverso cui i cittadini si aggregano per scegliere i loro rappresentanti, e quindi il partito è una forma quasi necessaria, o almeno che in passato è stata necessaria perché funzionasse la democrazia. Però da una parte alla democrazia rappresentativa noi possiamo trovare anche delle forme di democrazia partecipativa diretta che non richiede l'esistenza di un partito, dall'altra parte la domanda che facevo io è una domanda un pochino diversa, cioè il sistema elettorale, voi credo che sappiate che in Italia si sono succeduti vari tipi di sistema elettorale e che io credo proprio in relazione al sistema elettorale si parli di prima, seconda e terza repubblica. Durante la cosiddetta prima repubblica, secondo me sarebbe necessario altro perché si possa parlare di prima, seconda e terza repubblica, comunque durante la prima il sistema era un sistema proporzionale. Durante la seconda il sistema era un sistema soprattutto maggioritario con delle parti proporzionali. Oggi il sistema elettorale è un sistema soprattutto, era misto anche quello, il secondo, il terzo questo, è un sistema misto anche lui, con prevalenza però di sistema proporzionale rispetto al sistema maggioritario. Cosa vuol dire proporzionale, cosa vuol dire maggioritario? Lo sappiamo? Maggioritario è chi prende più voti viene eletto, proporzionario dipende dalle proporzioni, quindi dipende dalle regioni, dalle regioni in cui è stato votato, il partito, eccetera. Esatto. Il partito può portare anche tot rappresentanze. Il partito porta un numero di rappresentanze anche in base a quanto viene votato. Allora, evidentemente se si fanno delle elezioni è perché ci sono delle persone che la pensano in modo diverso, no? C'è qualcuno che dice, non lo so, io sono perché la persona sia rispettata al punto che se decide che è stufo di vivere possa farsi aiutare a smettere di vivere. E c'è invece qualcun altro che dice, no, la vita non appartiene alla persona, al singolo, la vita è qualcosa sulla quale l'individuo, la propria vita, l'individuo non può influire, non può interferire. E quindi... può anche essere la persona più disperata di questo mondo, però deve vivere fin tanto che muore di morte naturale. Per dirne una, no?
per dire, possiamo pensare alla tassazione, si può pensare che la tassazione sia progressiva e quindi più uno guadagna, più uno viene tassato, non però proporzionalmente agli altri, ma con una scala che è maggiore, no? Che cresce più rapidamente rispetto alla scala con cui cresce il reddito, per dire, no? È un altro che può dire, no, invece tutti, a tutti la stessa proporzione, e cioè se guadagni 100 paghi 10, se guadagni 1000 paghi 100, la stessa proporzione, e via dicendo. Cosa significa questo? Che allora è necessario scegliere. È necessario scegliere tra chi dice una cosa, chi ne dice un'altra e chi ne dice un'altra ancora. Tradizionalmente coloro che la pensano allo stesso modo si mettono insieme e mettendosi insieme dicono: noi per portare avanti le nostre idee votiamo Tizio, Caio, Sempronio, Meglio e Filano. Quegli altri dicono: e noi invece votiamo A, B, C, D, E. E quegli altri ancora dicono: noi votiamo 1, 2, 3, 4, 5. Esiste un concorrere delle persone per andare a quei posti. Nel sistema proporzionale si stabilisce che in quei posti, mettiamo che ci siano 10 posti, le persone vanno in relazione al numero di voti che hanno, che i loro gruppi hanno ricevuto. Questi qua hanno ricevuto 4 voti, vanno in 4, questi qua hanno ricevuto 3 voti, vanno in 3, questi qua hanno ricevuto 2 voti, vanno in 2. Sistema proporzionale. Sistema maggioritario, per capirci molto molto rapidamente, è maggioritario: chi ha ricevuto più voti va, quelli hanno ricevuto 4 vanno e prendono tutti 10. Ok? Ci si capisce? È una bella differenza, no? Secondo voi, c'è anche un cane che si lamenta adesso perché dice che stiamo sforando, secondo voi all'idea di democrazia che abbiamo cercato di illustrare è più confacente, cioè è più in sintonia un sistema maggioritario o un sistema proporzionale? Beh, secondo me forse uno maggioritario, perché ognuno votando, diciamo, cioè votando ognuno per se stesso, quindi ognuno vota chi vuole, per se stesso, cioè, diciamo, ognuno vota i propri partiti, sì. Saranno 100, 100, 100 e in questi 100 ne vengono scelti 4 proporzionalmente, oppure vengono scelti soltanto quei 10 lì. E sì, se vengono scelti quei 10 lì soltanto, le minoranze? Posso rispondere? Posso rispondere? Prego. Secondo me, per come abbiamo ragionato finora in merito alla democrazia, è un sistema proporzionale o quello migliore. Perché significa che anche se c'è una maggioranza che predilige una figura o comunque un'idea, comunque ce ne sono altre che, seppur in numero inferiore, però comunque hanno un peso, proprio perché la loro testa è un voto. Quindi comunque anche quelle persone che in minoranza comunque hanno trovato un rappresentante necessitano comunque di una loro figura all'interno dell'assetto organizzativo di uno Stato. Poi magari da lì iniziare a fare politica seriamente, ovvero nel momento in cui ci sono anche più idee all'interno dell'organizzazione, si può parlare e cercare in qualche modo di accontentare tutti, o comunque prendere in considerazione anche l'idea che ha portato magari quella testa a votare quel partito, prendendo in considerazione determinati punti della lista del partito, proposta dal partito. Però non sarebbe anche giusto, diciamo, premiare chi è, diciamo, è stato eletto come rappresentante di più persone, cioè quindi chi per più persone è la persona giusta. Provo a farle una domanda, no? Allora mettiamo, voi quanti siete in classe? 26. Eleggete il rappresentante di classe. Il rappresentante di classe è uno, e è ovvio che chi prende più voti va. Ma mettiamo invece che a rappresentare 26 persone ce ne siano 4, ok?
Allora, secondo lei, è giusto che, essendo queste quattro persone, ha detto che siete in 26, essendo queste quattro persone state elette da 14 studenti, vadano loro tutte e quattro? Gli altri 12, quando mai potranno far sentire la loro voce? Infatti, forse mi sono espresso male, non volevo dire che soltanto, diciamo, a maggioranza, cioè secondo me il modo giusto è fare proprio un mix dei due modi, quindi comunque riuscire a premiare chi comunque è il portavoce di più persone, ma comunque sentendo comunque anche gli altri. Ma il premio non è già nel fatto che chi ha, in questo caso, chi ha preso 14 voti ne porta 3 e chi ha preso 12 voti ne porta 1? Anche se che magari chi ha preso 14 voti possa essere, diciamo, quello che poi si può. Fermiamoci un attimo, perché ho una domanda da farvi a lei e a tutti gli altri. Ora, premesso che il sistema maggioritario, quello sarebbe un sistema maggioritario, quello che ho fatto, a cui ho fatto riferimento io, sarebbe un sistema maggioritario a collegio unico nazionale. Invece i sistemi maggioritari generalmente, quasi sempre, sono fatti su base territoriale, ragion per cui comunque il risultato è un risultato composito. Però cosa succede con un sistema maggioritario? Per esempio, che io nel 1989 c'erano le elezioni in Inghilterra, io ero lì a studiacchiare un po' l'inglese, e ci sono state le elezioni. Per me era una cosa stupefacente e incredibile che i Verdi, che avevano allora credo il 15% dei voti, fossero esclusi completamente dal Parlamento. Cioè il 15% della popolazione non aveva rappresentanza. Ma il Parlamento, indipendentemente dall'origine del nome, no? Però comunque echeggia, no? Questa Parlamento. Il Parlamento che cosa serve? Perché nel Parlamento ci sono in Italia 630 più 315 più i senatori a vita? Perché ci sono quasi 1000 persone? Per favore, ogni persona deve avere un proprio rappresentante che poi deve riferire. Perché ogni persona ha la sua testa, ogni persona ha la sua testa, e attraverso il confronto delle opinioni diverse si riuscirebbe, se il Parlamento funzionasse, a trovare una mediazione che magari non contenta tutti, però è la mediazione nella quale ci si può riconoscere il più possibile tutti quanti, il che vuol dire che non esiste una imposizione da parte di un settore della maggioranza nei confronti della minoranza, ma che la legge, la regola che esce, è il risultato di quello che pensano tutti. Poi purtroppo oggi in Italia il Parlamento non funziona così, perché c'è il capogruppo che alza la mano e dice votate così, votate cosà, e tutti gli altri votano così o cosà. È raro che ci sia un dibattito in Parlamento, è ragion per cui poi, prego. Aspetti un attimo che le diamo il microfono. Lei giustamente ha detto che il sistema elettorale è molto importante per la selezione della classe politica. Ultimamente la scelta dei candidati è in mano a un gruppo di persone molto limitato, i partiti e i movimenti, i quali formano le liste dei candidati. E tra questi si deve necessariamente scegliere. C'è un sistema che oggi la tecnologia lo permetterebbe, già l'hanno usato i greci, però naturalmente in una parte della popolazione selezionata, che c'era un sistema, andavano a segnare i nomi su un cartello. Adesso che la tecnologia lo potrebbe permettere, il sistema ci sarebbe. Io l'ho ideato così: tutti nella diverse fasi. Nella fase iniziale, tramite un sistema tecnico nelle circoscrizioni elettorali, per esempio, no? Che
io appartengo a una circoscrizione nella mia città di Barletta, in una scuola, nella prima fase tutti i candidati, tutti quelli che vogliono, possono candidare. Nella seconda fase, nella prima fase si decide di scegliere un certo numero. Per esempio nel mio collegio, nella mia scuola dove ci sono 1000 elettori, nella prima fase si decide di sceglierne 30, va bene? Allora i 30 più votati passano alla seconda fase. Nella seconda fase si decide di scegliere un certo numero mettendo insieme tutti i vari risultati. Nella terza fase, a un certo punto si arriva a 1000, per esempio. Questo sarebbe il sistema elettorale ideale. Se mi permette, visto che lei è un giudice, ci sarebbe anche un sistema elettorale, non elettorale, un sistema per abbattere la corruzione e la mafia. Per un certo periodo si potrebbe abolire la moneta e e i pagamenti si dovrebbero fare tutti con il sistema rintracciabile, con le carte di credito, eccetera, con gli assegni. E non saprebbero come esigere il pizzo, per esempio, non si potrebbe più esigere. Queste due piccole idee elementari, non so se è così. Io le porgo a lei. La ringrazio. Allora rispondo per prima alla seconda domanda. Secondo me, se i movimenti finanziari fossero tutti tracciabili, sarebbe sicuramente molto meglio. Nello stesso tempo, però, i rischi ci sono comunque. I rischi. Ma i rischi ci sono comunque, nel senso che si ricorrerebbe a un sistema di falsificazione, no? Allora facciamo che lui è un negoziante e che io sono il mafioso, no? E che vado a chiedergli il pizzo. Adesso gli chiedo il contante, no? Io non faccio non vado a dire a lui io sono un mafioso. Io gli dico: oh, vuoi che il tuo negozio, gli dico così, sa che questo è un posto dove succedono delle cose, incendi, eccetera, noi garantiamo la sicurezza al suo locale. Se vuole essere sicuro, i costi sono anche abbastanza bassi, facciamo che sia il 2%, l'1% di quel che guadagni. Ok? Così viene chiesto. Invece di chiederglielo così, una volta che è tracciabile, io metto su un'impresa, metto su una bella impresa di assicurazione in qualsiasi modo non la metto su, faccio un'impresa fasulla di pulizia anche, e i soldi me li faccio dare in quel modo. Voglio dire che sarebbe un grandissimo aiuto, però non risolve del tutto il problema, secondo me, ma sarebbe di un grandissimo aiuto. In Italia al momento io credo che sia impossibile introdurre un sistema di tracciabilità di tutti i pagamenti, perché non è possibile materialmente, perché ci sono quanti esercizi commerciali non hanno il POS, per dire, no? Ma quanti non sarebbero capaci di usarli? Aspetti, perché sennò diventa un primo. Secondo, il sistema elettorale. Sa che, secondo me, perché una democrazia funzioni, e credo che possiamo finire qui perché stiamo sforando, in primo luogo c'è bisogno della scuola. Cioè, quella affermazione, iniziale secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità, è un'affermazione che va riempita attraverso la formazione delle persone, nel senso di dare loro la capacità di scegliere. E qui ci verrebbe da parlare di libertà, no? Ma come sistema di selezione, nel momento in cui le persone capissero qual è lo scopo, qual è il fine, perché se il fine è quello che io faccio alle elementari, no? A proposito della scelta, diciamo, alle elementari, facciamo che dobbiamo votare tutti noi dobbiamo votare per il sindaco, no? A scegliere il sindaco, chi è che votiamo come sindaco? Votiamo quello che ci propone: se mi votate un gelato tutti i giorni a ciascuno di voi,
oppure se mi votate funzionano bene i servizi e nessuno che si ammala non può trovare il posto in ospedale. Tutti i bambini dicono ah, io voto quello che mi dà il gelato, che mi dà il gelato tutti i giorni. E questo da cosa dipende? Dipende dal fatto che sono bambini di 7 anni, 8 anni e hanno bisogno di crescere per riuscire a distinguere tra l'una cosa e l'altra. Io ogni tanto ho paura che la scuola in Italia non funzioni tanto bene e che il passo dall'infanzia e dall'adolescenza alla maggiore età, all'età adulta, e magari delle volte non lo si compia mai. La prossima volta invito lei. Ma non si può istituire un esame, non si può istituire un esame per diventare elettori, perché allora salta proprio il principio fondante della democrazia. Tutti quanti. Il problema è che perché tutti quanti siano in grado di esprimere la loro scelta è necessario che siano attrezzati per scegliere, e questo lo deve fare la scuola, secondo me. Basta. Dobbiamo concludere. E allora, proprio per concludere, credo che non ci sia più tempo. Lei voleva fare una domanda. Si può o no? Scusa, io sono una docente, sì. La stimo e la seguo da anni, sì. Però voglio porle una domanda, sì. Perché deleghiamo sempre alla scuola? La scuola è il supporto. A me hanno insegnato 8 anni in altri tempi, lei sa bene come a lei cosa fosse la Costituzione, ma me l'hanno insegnato a casa. La scuola non ha fatto altro che incentivare questo mio rapporto con lo Stato sociale perché diventasse organico, culturale, eccetera. Le famiglie esistono. Sì, i famiglie. Genitori esistono, sì, i nonni che sono un viatico. Allora, guardi, scusi, sì, ho capito. Non possiamo sempre delegare alla scuola i nostri insuccessi. Mi scusi. Io sono anch'io molto corporativo, nonostante che abbia lasciato la magistratura da 11 anni, della magistratura posso parlare male io. Se qualcuno parla male della magistratura mi scatta dentro una molla, devo trattenermi per non difenderla. Però io la scuola la guardo, io la conosco bene la scuola, perché da quando mi sono dimesso dalla magistratura ne avrò viste sicuramente più di 2000, sono tante. E quindi posso avere un'ottica, una visuale, una prospettiva che è diversa da quella di chi ha visto, ne ha viste 3, 4, 5, 10 in tutta la sua carriera. E l'ha vista facendo il suo lavoro, come sicuramente lei, con una capacità, con un impegno e così via. Però, secondo voi, ma non dipende anche dalla scuola e molto il fatto che l'Italia oggi si trovi nella situazione in cui si trova? Perché, attenzione, è che anche i genitori sono andati a scuola. E io non dico che a scuola bisogna studiare la Costituzione, sarebbe bello, ma a scuola è necessario attraverso le materie curricolari che si insegnano, è necessario insegnare quel che la Costituzione dice senza nominarla nemmeno una volta. Ma caspita, ma quanto si può dire? A proposito della dignità della persona, quanto si può dire leggendo i Promessi Sposi? Quanto si può dire? Ma quanto si può dire sull'osservanza delle regole insegnando musica? Allora, io esigerei un po' di rispetto. Quando parlo, io l'ho ascoltata quando parlava lei, ecco. Dicevo, siamo tutti tendenti a essere un po' corporativi. Abbiamo provato a vedere, no, qual è il metodo di insegnamento della storia. E i ragazzi che sono, ha visto, no? Sono dei ragazzi che sanno.
Ecco, lui è suo, nessuno dei due sapeva quanti, che magari poi 350.000 è una valutazione che non è esatta, ma può essere una valutazione inesatta perché la scuola non si preoccupa, non si preoccupa insegnando storia, di parlare con i ragazzi di un elemento che è un elemento essenziale, ma noi non lo sappiamo, nessuno di noi sa come si viveva effettivamente ad Atene nel V secolo avanti Cristo. Sappiamo cosa diceva Pericle nel V secolo avanti Cristo, senza sapere a chi le parole di Pericle arrivavano, per dirne una piccola. Noi conosciamo loro, se a lei chiedo, mi dica il nome dei sette re di Roma, sono sicuro, vista la sua preparazione, che almeno sei me li dice. Io vi chiedo, che cosa ci importa conoscere il nome dei sette re di Roma? Quando non sappiamo, generalmente parlando, che cos'era la monarchia a Roma. E poi, vabbè, la scuola funziona bene e siamo tutti contenti. Bene, grazie. Ringraziamo. Posso andare avanti perché voi dov'è che arrivate in storia? Dove siete? Attualmente all'Unità d'Italia. All'Unità d'Italia, sì. Ecco. Siamo in settembre. Avete tempo per arrivare fin dove? Fin dove arriverete secondo voi? Penso Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda. Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda. Forse quest'anno, visto che ne abbiamo parlato qui adesso, arriverete più avanti. Io vi chiedo, che cosa serve sapere che i Sumeri hanno inventato la ruota senza sapere che cosa è successo il giorno prima che lei nascesse? Perché che cosa serve imparare la storia? Se non a essere capaci di gestire il presente. Ma per essere capaci di gestire il presente non è necessario andare a ieri, l'altro ieri e l'altro ieri ancora. Perché a scuola quasi mai si finisce il programma di storia? Lei in storia sta studiando, ha detto? L'Unità d'Italia. In filosofia sta studiando? Kant. Sono lì tutti nello stesso periodo? O c'è una spazzatura? No. E in italiano, in letteratura italiana cosa sta studiando? In italiano seguiamo un programma un attimino diverso, perché più che solo in maniera temporale, sì, certo. Non solo in maniera temporale, ma più che altro in base agli argomenti. Quindi in base agli argomenti, sì. Quindi lasciamo fuori. Com'è che si fa a conoscere un periodo storico se io contemporaneamente studio l'Ottocento e il Settecento? Come si fa? Allora, forse la scuola delle domande se le deve fare. Finiamo perché io andrei avanti chissà quanto, poi loro sono simpaticissimi, ma poi loro ci scannano. E quindi buona mattina a tutti. Bene, grazie. Ringraziamo il dottor.